Anticipo di Britto su Tiribocchi, spera nel cerchio centrale per Zalagetta. Bello. Zalagetta in diagonale per Di Vai, attacca il vertice, genere di rigore, mette la sfera al centro anziché tirare in porta Di Vaio, e il pallone si è perso sulla linea di fondo. Gran giocata di contropiede del Bologna, Zalagetta, Di Vaio. Di Vaio ha dato il pallone dentro l'area piccola, ma sa che non ci scopriamo qui un altro Bruno Alves. Vediamo Britto su Di Vaio, barriera foltissima, è Di Vaio, il tiro di Di Vaio, gol! Centrocampo, cerca Padoin di prima per Tiribocchi. Tiribocchi al dribbling, il tiro di Tiribocchi in due tempi. Emiliano Viviano fa sembrare facile. Guarda là il pallone sul settore di destra, molto bene per Casarini, e viene alzata la bandiera dell'offside a Zalagetta. E io vi rimando. Perde il pallone, ripreso da Di Vaio. Di Vaio per Zalagetta. Va Zalagetta. Zalagetta lotta con Bellini. Poi sono già in troppi, lo mette dall'altra parte, Di Vaio, gol! Grande, che gol! Gol! Del Bologna! E gol! Di Super! Un'azione stratosferica del Panterone, un'azione di forza, si è portato a spasso tre avversari con la forza fisica e ha visto Marco Di Vaio libero all'ingresso dell'area di rigore sul verde sinistro e l'ha liberato di controbalzo a metà. Primo angolo della partita ed è per l'Atalanta, Guarente, e c'è il gol, c'è il gol dell'Atalanta che ha segnato con Manfredini. Nell'area piccola Manfredini su calcio. La rete dell'Atalanta segnata da Manfredini. La dormita. Peccato che Bologna sia andato al riposo sul doppio vantaggio. Peccato perché Bologna che gioca anche un bel calcio, un calcio che non si vedeva da molti anni. Colombo bisogna dargli merito, sta facendo il giocare Tiribocchi, il tiro di Tiribocchi ribattuto da Brittos, è ancora angolo. Tanto primo cambio nelle file nerazzurre con l'ingresso di Ceravolo al posto di De Sceglis. Partito in questo istante, è il Bologna che tocca il calcio d'inizio di questa ripresa. Non capisce ancora che cosa vuol fare il Bologna, sembra che di palla per Tiribocchi, e il tiro di Tiribocchi al cospetto con la porta al limite dell'area piccola, è uscito su di lui Raggi, ha sbagliato un gol fatto. A 40, 40 attacca centrale, se n'è andato da Casarini, 40 in area di rigore, pericolo, il tiro, per fortuna Ceravolo ha tirato alto sopra la traversa. Secondo cambio pertanto per Bortolo Mutti, quando siamo giunti al dodicesimo del secondo tempo. Che la palla dietro per Gari. 19, Bologna ancora a Padoin, Padoin che va a cercare Doni per il tiro di Chevantone, c'è il gol di Chevantone. Si è trovato il gol della domenica, l'ha tirato a 25 metri, completamente indistrutto. 2-2. E l'ha messa all'insette alla sinistra di... Minuto 15 della ripresa. Per cambio nel file del Bologna, Francesco Vagliani. Esce Vagliani e al suo posto Vangelis Moras, il numero 18, il minuto di gara. Tratto. Ancora Chevanton. Garix si beve l'ana, va in aria Garix. E gran parata! Anzi no, la sfera si era tuffato Viviano, ma il pallone era su Cassano e ha lasciato l'avversario al cospetto della porta. Ora Chevantone gira su se stesso, va a tirare dal limite, ma una sfera molto alta, e noi andiamo in pubblicità per l'ultima volta nella quanto gara. È fragile nei calci d'angolo la difesa del Bologna. Cofresca, pressione, c'è la parata insieme tra
Bombardini e Viviano. Il Bologna sta solo subendo, ancora 40 in area di rigore, e Viviano va a prendere un pallone alto toccato di testa da Chevanton. 44 e 15, c'è qualcosa che è successo lì, la panchina del Bologna si è tutta alzata e non sappiamo che cosa è successo. Ci prova il Bologna senza convinzione, però questo lancio lungo lo dice tutta. Fine. E finisce la partita 2-2 fra Bologna e Atalanta, un pareggio che lascia con la mare in bocca il Bologna. Poteva essere una vittoria, invece è stato soltanto un pareggio. Peccato, perché questa partita...